è incompatibile capo del governo e segretario di partito? No, personalmente non sono convinto di no, non sono convinto da anni, nel senso che lo scrissi in un libro 3 anni fa. Che sì, sì, non pensi che sia troppo impegnativo essere no, capo del governo? No, io penso che noi abbiamo pagato nei precedenti governi di centrosinistra, da Prodi in poi, il fatto che il leader, che leader e premier non coincidevano. Il fatto che oggi leader e premier coincidano rafforza sia il partito che il governo. Naturalmente il partito si deve organizzare. Cosa hanno di sinistra le riforme che ha fatto Renzi? Beh, la redistribuzione della ricchezza, 80 euro dati a chi ha sempre pagato la crisi, la lotta alla precarietà, assumere 150.000 precari della scuola, ma soprattutto il mettere in discussione le politiche di austerità, andare in Europa e dire che l'austerità è sbagliata non l'aveva fatto ancora nessuno. E poi cosa mandi a dire a D'Alema? Non lo prendo. Cosa mandi a dire a D'Alema? Anche in questo, quello che gli dico privatamente, cioè che in questo caso non sono d'accordo con lui, come è capitato tante altre volte e capiterà in futuro, ma che è utile dirsi le cose in un partito, e se pensa quello che ha detto, ha fatto bene a dirlo, avremo modo di discuterne negli organismi dirigenti del PD. Senti, la sinistra PD ha poco spazio, secondo me, o non, secondo te no? Io su questo sono d'accordo con una cosa che diceva quando era segretario Bersani, la sinistra non può essere una parte del PD, deve essere il lievito del PD, quindi non deve essere una corrente. Beh, perfetto.